Questa settimana Made in Asti, la rubrica sull'eccellenza astigiana, si occupa di sport, in particolare di sport giovanile, con un servizio sulla pallacanestro e sulla pallavolo astigiana. Cos'è, come lavora, come opera la scuola Basket Asti? Allora, la scuola Basket Asti è innanzitutto una scuola. Prima cosa, noi abbiamo iniziato nel 2008 a creare questo progetto dove abbiamo portato nelle palestre di tutta Asti, ma non solo Asti, in tutta la provincia di Asti, tantissimi bambini. Il progetto era cercare di incrementare sempre di più la voglia di pallacanestro in tutta la provincia e credo ad oggi, non solo in termini numerici, siamo passati da 200 ragazzi del primo anno a ben più di 400 attuali, ed è non solo una crescita numerica ma anche d'eccellenza. Considera che il primo anno abbiamo fatto, per quanto riguarda il settore giovanile, soltanto campionati di tipo regionale. Oggi siamo arrivati a fare campionati d'eccellenza, a mandare ragazzi sia nelle selezioni piemontesi, quindi ai trofei delle regioni. Abbiamo dei prospetti anche di livello nazionale come dello Iacovo, quindi una serie di crescite che abbiamo raggiunto grazie a un grandissimo staff di ragazzi giovani. Tutti gli allenatori hanno meno di 35 anni, direi, a parte il sottoscritto e la sottoscritta. E nonostante tutto, devo dire, sono tutti con qualifiche federali, hanno fatto corsi, quindi molto preparati. Siamo felici di questo e di questo bellissimo progetto che abbiamo portato nella città di Asti e provincia. Quanti sono i vostri allenatori? Ne abbiamo, credo, in totale 19. Distribuiti e che sono anche un costo, perché bisogna anche dare un rimborso spese, quindi diciamo che il progetto inizia ad essere un po' troppo, diciamo, dispendioso, però siamo contenti perché fino ad oggi la fondazione della Cassa di Risparmio ci ha dato una mano e questo è molto importante per noi, e anche qualche piccolo imprenditore ci sta dando una mano, quindi riusciamo ad oggi a portare avanti questo progetto. Che età hanno i vostri ragazzi? L'età, per quanto riguarda il settore giovanile, vanno dai 13 ai 18 anni. Noi facciamo solo settore giovanile per il momento, non abbiamo intenzione di fare prime squadre perché riteniamo di voler dare un messaggio alla città, perché il nostro è un percorso sociale ma non solo, percorso anche mirato all'eccellenza. Per quanto riguarda il settore mini basket, risponde Paola. Perché comprendono bambini dai 4 agli 11 anni. Sono tutti divisi in categorie, per categorie, e ogni bambino ha un gruppo della propria età. E una cosa importante, le palestre sono dislocate su tutta Asti e provincia, infatti operiamo anche a Canelli, San Damiano, a Baldichieri, quindi l'attività, insomma, non è solo fatta localmente, ma anche abbiamo istruttori tesserati, qualificati fuori Asti. 2, 3, Forza Italia! Another heart is broken, more sadness is awoken, sent you anyway. You can make it better. Una lunga storia con tante soddisfazioni e oggi una squadra in B1, un bel collettivo di giovani. Una breve storia di questa bella società. Ma la storia di questa società è molto lunga. Io racconto gli ultimi 10 anni da quando sono io qua, anzi questo qui è l'11° anno. Abbiamo iniziato dalla Serie D, e abbiamo fatto subito promozione, poi siamo arrivati in Serie C. Siamo stati un anno in Serie C, poi di nuovo promozione in B2, abbiamo fatto un anno di B2, siamo retrocessi, siamo ritornati a fare la Serie C, vinto la Serie C, vinto il titolo di campione piemontese, campione delle Alpi, e siamo ritornati in B2. Abbiamo fatto 5 anni in B5, 6 anni in B2 esattamente, promozione in B1 e poi siamo rimasti in questa categoria. E quest'anno, sono qualche anno che lavoriamo decisamente bene sulla parte
delle piccole, okay, oppure delle giovani, lavorando tanto sia come settore giovanile di base, quindi proprio dal mini volley, fino ad arrivare alla prima squadra. Non per niente quest'anno stiamo facendo un bel lavoro con questa squadra, perché abbiamo all'interno della squadra bimbe molto giovani, 97, 94, 92. Abbiamo due esperte, perché non possiamo dire vecchie, anzi, due esperte che sono un 82 che è Vinciarelli, un 86 che è Erika Bornia e un 82 che è Linda Giordana. Giovanissima, già nella prima squadra, già a giocare in B1. Quanti anni hai e quando hai incominciato a giocare a pallavolo? Io ho 14 anni e gioco a pallavolo da quando faccio la quarta elementare, più o meno. E com'è stato il tuo percorso e da quanto giochi nella prima squadra? Nella prima squadra gioco da quest'anno, questa è la mia prima stagione. La notizia mi è arrivata il 10 luglio, alla fine di un allenamento, con la prima squadra appunto. E la mia prima squadra è stata al Don Bosco, quando appunto facevo la quarta elementare. E da lì ho continuato e verso le medie sono venuta qui alla Sti Volley con le ragazze un po' più grandi di me. Se no sono sempre state le ragazze della mia età, sempre al Don Bosco. Che ruolo giochi? Sono libero. Com'è il rapporto con le compagne un po' più grandi, anche se non di tantissimo, un po' più grandi di te? Sono tutte molto simpatiche, professionali e sono sempre pronte a darmi una mano, e questo è davvero molto bello e importante anche per me, così posso capire meglio e riuscire meglio in alcuni fondamentali in cui non vado ancora molto bene. Tu non sei astigiana, da quanto sei qui, dove hai incominciato e come ti trovi in questo gruppo? Sì, allora io sono cuneese, ho iniziato a giocare a pallavolo da piccola perché sono figlia d'arte, quindi era normale che iniziassi a giocare a pallavolo. Ho fatto tutte le giovanili a Cuneo, finché 5 anni fa ho avuto l'opportunità di venire a provare in questa squadra. Sono venuta 2 giorni, mi sono trovata subito benissimo, visto come è un bellissimo ambiente, un ambiente familiare. Con Vincenzo Rondinelli mi sono subito trovata bene, ho visto che è un bravo allenatore, quindi da subito ho accettato di venire qui. Infatti sono qua da 5 anni, se sono rimasta perché c'è un motivo. La nostra società, appunto, Play Volley, nata dalla collaborazione tra Don Bosco e Asti Volley, si occupa del settore giovanile, dal mini volley all'under 16. Da quest'anno siamo riusciti a realizzare più squadre e anche un piccolo sogno, che era quella di mettere in piedi una squadra di maschietti. Da quest'anno siamo riusciti a formare la bellezza di 3 under 12, 3 under 13, 3 under 14, 2 under 16 in collaborazione con l'Asti Kid e con il Canelli, e un under 18 sempre in collaborazione con l'Asti Kid. Poi ci sono altre due squadre molto importanti per noi, che sono l'under 18 dell'Asti Volley e la prima squadra, cui noi cerchiamo di prendere spunto e cerchiamo di alimentare con il nostro lavoro con queste ragazze, con queste giovani.